Seggioline microscopiche riempiono Piazza del Duomo di fronte alla regione. Sono quelle degli asili nido, i primi a scendere in piazza perché nel marasma della scuola educatori ed educatrici si ritengono i più dimenticati dal governo. Noi abbiamo chiamata questa la manifestazione degli invisibili, perché agli occhi del governo noi siamo stati invisibili. Abbiamo avuto ogni settimana il ministro dell'istruzione che è andata in televisione ad aggiornarci sugli esami di maturità e sulle modalità di svolgimento degli esami di maturità, ma non c'è stata data risposta, non è stata data risposta all'accudimento dei bambini. Regna l'incertezza e molti di questi nidi privati non sanno se ce la faranno a riaprire a settembre nemmeno finanziariamente. Sono 500 le strutture in tutta la regione, migliaia i bambini fino ai 3 anni e gli educatori. La richiesta è anche alla regione di rivedere il rapporto numerico 1 educatore 3 bambini, mentre normalmente è 1 a 8. Perché il rapporto numerico che noi in questo momento abbiamo sulla normativa della regione toscana è un rapporto numerico che nella fascia dai 12 mesi, diciamo così, vede 1 a 8, 1 a 7 di rapporto educatore-bambini. Se lo portiamo a 1 a 3, per noi è insostenibile, significa impiegare 3 volte tanto personale che non possiamo. In piazza anche il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, che ha assicurato il proprio sostegno alla categoria. L'impegno per farlo c'è, vediamo poi come si sostanzia in termini di tempi e di atti nei quali possiamo introdurre questi elementi di modifica di ciò che finora sono le disposizioni fatte. È chiaro che la loro è una realtà sociale imprescindibile nella tenuta delle nostre famiglie, nel riavviare il lavoro e nella impossibilità per chi ha bambini da 0 a 3 anni di sentirsi tranquillo.